Buongiorno. Buongiorno. Oggi Valbadia. Valbadia. Passo Gardena. Rifugio Jimmy. Oggi andiamo a mangiare da Jimmy. Nel locale di Jimmy. Vediamo. Vediamo cosa ci propone questo giro. Giornata spettacolare, perché è bella oggi. Adesso andiamo su verso San Cassiano e poi boh, non mi ricordo, non ho neanche studiata là. Che esagerata, oh mamma mia, oh mamma mia, questi esagerati qua. Oh, il primo albero, oh mamma mia, ce n'è di alberi qua. Ma dove non vado più, però eccola. Oh, no, sti vecchi qua che hanno la prostata debole, invece noi giovani non abbiamo la prostata così. Oggi mi sa che avremo un paio di salitoni. Belli ripidoni, vediamo. Per intanto ci godiamo lo spettacolo e la giornata. E l'unica magagna è l'ultimo pezzo di salita a Passo Gardena, che è sulla statale. Quella mi sta un po' sulle scatole. Non c'è troppo traffico, beh, in agosto così, però sono lì sul... Sì, sì. Abbiamo visto adesso. Su. È un po' troppo fondo lì. Ah no, si passava bene. Thank you.
pedalare con questa, con questi panorami, eh? Sono i prati che sono meglio di quelli di casa, cavolo. Guarda come li hanno. Ai, 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 ai. Dritti o sei a destra? Dritta! Dove? Di qua. Su, su, su. No, su. Su, 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 su. Su, 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 su. Se no questa vista qua come si faceva? Vai. Mannaggia che prati, ragazzi. Ah, c'è anche il laghetto per fare il bagno. C'è anche il laghetto per fare il bagno. C'è anche il laghetto per fare il bagno. Com'è che lavora Laura? Per bare? No. Ah. Adesso? Porco cane! Ma che vista! Guarda che vista! Ah, bello! Marmolada. Ah, si vede anche la marmolada qua.
Ah, ecco, l'arrivo della funivia è questa. Ecco, oggi per risparmiare non abbiamo preso la funivia. Ciampai. Però tira, tira. Puttana che vista qua, ragazzi. 360 gradi. Ah. 360 gradini. Qua sotto è l'Armentara. Armentara. Passo Gardena dove dobbiamo andare. Marmolada in fondo. Passo Gardena dove dobbiamo andare. Spettacolo, spettacolo qua, è sempre bello.
qualcosa? Sì, bene. Che bella, che giornata più che altro che abbiamo preso. Sai che non ho neanche idea da dove cazzo scendiamo, perché adesso scendiamo giù a Corvara. Thank you.
Discesa con vista sulla Marmolada. Grazie. Stiamo arrivando a Corovara. E da Corovara saliremo a Passo Gardena.
stiamo facendo sta sterrata che è vietata alle bici, purtroppo, che va verso le cascate del Pisciadù. Però sembra di essere un ladro. Dai. No, noi. Ah! Stiamo andando. Adesso qua deviamo. Sì, sì, sì. Andiamo sulla strada. Anche perché se non facevamo questo pezzo qua dove toccava farlo tutto sulla statale. No, adesso è facile. Non so qui ci sono le cose. Vabbè. Sono le cascate. Yes. Thank you.
Passo Gardena, ragazzi. Quello è il sasso piatto, sasso lungo. E qua è dove dobbiamo salire noi. Penso che dovremmo andare, non lo so se dov'è la malga. Ma è questa la strada o la prossima? No, no, è questa. Non mi dà 100 metri, allora. A meno che non sia quella. Sì, sì, è quella lì. No, aspetta, no, 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 siamo giusti. Beh, adesso vediamo, quando arriviamo lì, vediamo. Stanchi, dopo uno spritz. Allora, aspetta un attimo che cambio la batteria. E adesso su alla maglia Jimmy. Salve. Sicuro che è quello. Più che bite è un albergo, cazzo. Vabbè. Ecco, poi dopo noi prendiamo quello. Ah, minchia, Jimmy, è vero. Minchia, ormai Jimmy si è fatto anche la baita. Mettiti lì, dai. Quel mio? Dove eravamo prima? Da dove siamo partiti per la salita? Quello è col fosco. Boh, che vedo gente che continua a girare in piedi. Vuoi che vado a vedere? Dentro per qualche posto c'è. Sì, sì, no, andiamo giù, dai. Tanto mezz'ora siamo giù, eh. Mezz'ora siamo giù. Visto che è presto. Sì. Anche perché qua arrivano due funivie, arrivano due funivie, una e due. Tutto pieno, pieno, pieno. O dobbiamo ritornare indietro? Sì. Poi in un punto proprio
questo che è una vuota. Tanto ci sono le scale qua. Scale, scalette. Scale, scalette. No, qua è finita. Tutti sti gesti qua. Grazie. Grazie.
Prego, prego. Oh, ciò che mi ammazzo! Non volevo, giuro, non volevo! Attenzione che dietro c'è un pazzo, eh! Quello è pazzo! Eccolo, mi ha preso la spalla. Allora. Prego, prego. Prego, prego. Ehi. Profumo che c'è. Beh, se così come è qua, sì, mi sta bene. Mi abbronzo troppo. Comunque di dietro che c'è qua ci sta tutto, perché siamo noi che abbiamo sbagliato a venire in agosto. Qua in agosto non puoi venire, da luglio a agosto. Era un po' fuori stagione. Si può fare.
qua, no? Non sta a chiamarlo, no. No. Vediamo più avanti. Fermarmi io, ma adesso iniziamo a scendere. Grazie. Grazie. Proprio bello questo. In agosto non è il caso. Non è il periodo migliore. Eccolo qua, pezzo di pedale. Il pedale ha toccato. Ha toccato il pedale. Vedi, questi sono i lavori che non vanno mai fatti. O lo fai sopra la bici o lo fai giù dalla bici. Mai così.
su su su. Bella salita questa. Thank you.
qualcosa. Oi. Thank you.
E adesso giù in ciclabile fino a Badia. Dov'è quello? Direzione Corvara. Ecco. Ah, guarda te. Nuovo? Che devo portare? Allora. 500 euro. Dai cazzo. Che vista! Adesso che c'è il sole. Guarda la funghia. Sì.
guarda che vista che ha questa. Due tacche! Vabbè, due mi sono rimaste ancora nell'altra. Vabbè, abbiamo finito. Eh? Abbiamo finito il giro. Bello. Bello, bello. Il titolo dei, il giro dei divieti abbiamo fatto oggi, minchia. Abbiamo fatto più strade in divieto oggi che tutto l'anno. Una forza, cioè. Direi che siamo ligi al dovere, sì, e alle leggi. Mettere un segnale, quello che c'ho dietro, quello deve essere la mettiti 1-2 e dopo vedi come ho fatto io. Ma non era tutta discesa? Vabbè. Giorno. Vabbè, buongiorno. Abbiamo fatto 1600 km, sì, 1600 metri di dislivello. Ma sono andato bene oggi, dai. Ho due qua e due nell'altro. Sì, sì. Perché quella non mi fido più, a due la tolgo. Dai, siamo partiti. Porca puttana. Ho 5 km, ma già tolto una tasca. Ora vuol dire che è vecchiotta già. O no? Eccoci qua, giro finito, 43 km, 1650 di dislivello, 33 gradi, 33 a 1400 metri, non voglio pensare quanto ce n'è giù in valle. Stai parlando con la super guida, vabbè, buongiorno. Lui ti porta sempre a casa. A casa di chi? Di qualcuno. Questo qua,
No, non mi ricordavo giù. No, ho avuto un dubbio perché non riuscivo a vedere sopra io, però. Non mi ricordavo questo cartello giù. Mi ricordavo solo quando siamo entrati lì dentro nella cicla.